Bentornati sul canale, sono Fani e oggi andiamo a vedere il nuovo laser che mi è arrivato, il MacPaw X4 Pro. Finalmente ho un laser da 22 watt perché io ho sempre usato laser da 5, da 10 watt. Adesso abbiamo fatto l'upgrade a 22 e adesso ve lo faccio vedere, ve lo spiego brevemente. Vi faccio vedere l'unboxing, no, perché è un laser, perché è già montato. Quindi vi dico brevemente cosa troverete all'interno e poi lo proviamo. Alle mie spalle adesso vedete il tubo che è collegato brutalmente all'aspirazione dei fumi perché la sicurezza è importante. Quindi andiamo a vedere il laser. Ok, con la macchina, come vi dicevo, vi arriva semi preassemblata, quindi trovate tutto il telaio già montato, già regolato, già registrato. Magari date sempre un'occhiatina alle cinghie, che sia tutto sistemato bene, che sia in bolla, perché comunque è sempre bene dargliela. E l'unica cosa che dovete fare voi è montare la copertura in plexiglass. Come vedete, è totalmente coperto da questo plexiglass rosso per filtrare i raggi del laser e fare i collegamenti elettrici. Quindi l'unica cosa che c'è da fare è collegare il neon con un filo che trovate già incluso e la ventola d'aspirazione. Il resto è già praticamente pronto. Ovviamente la testa del laser vi arriverà separata al sicuro, quindi dovete montare anche quella, ma è veramente una scemata, proprio infilate e collegati i connettori. Il resto è già praticamente pronto. Insieme alla macchina troverete ovviamente il manuale di istruzioni anche in italiano, con scritto come fare, come installarlo, come montare e come configurarlo su LightBurn o con l'app, perché questo laser funziona anche con un'app dedicata. E in più trovate ovviamente l'Air Assist, che è incluso nel prezzo, quindi ve lo mandano insieme incluso, la luce LED che abbiamo già detto, e c'è anche la telecamera. La telecamera è già montata, va solo configurata su LightBurn, e questo è veramente un valore aggiunto, perché secondo me avere la telecamera sul laser, come vi ho già spiegato in un altro video, è veramente una cosa veramente top. Poi qui abbiamo un po' di materiali, adesso li andiamo a provare. Io ho fatto un po' di test con i miei materiali. Questi sono quelli che vi mandano dentro: un pezzo di MDF, un pezzo di multistrato e un pezzo di non ben definito, credo sembrerebbe un pezzettino di alluminio. Ovviamente la cavetteria la trovate inclusa e un paio di occhiali. Occhiali che comunque vi consiglio come sempre di buttare via e comprarvi un paio di occhiali decenti. Poi qui comunque, essendo già filtrato sia sulla testa che tutta la cover, il laser, scusate, l'occhiale è proprio un di più. Trovate, come ho già detto anche prima, il tubo. Infatti nella parte posteriore c'è da montare la ventola e il tubo di aspirazione lungo un paio di metri per espellere i fumi. La ventola funziona in automatico con il laser. Quando si accende il laser, si accende anche la ventola. Quando acquistate questo laser, quello che vi consiglio sempre io è di prendervi anche una griglia. Ve la lascio in descrizione il link di questa, sempre della MacBook, ma potete prendere quella che volete. Questa ovviamente comunque sta sulla trentina di euro, se non ricordo male, e ha inclusi anche i fermapezzo, chiamiamoli così. Quindi questo rapporto qualità-prezzo è veramente assurdo. Questa griglia è da 400x400, il laser ha una superficie utile di 410x400, quindi è direi perfetta. E qui iniziano le cose che non mi piacciono, cioè che non riesco a concepire perché sono state fatte in un certo modo. Parlando anche con alcuni di voi, alcuni di quelli che hanno ricevuto questo laser insieme al mio, hanno avuto le stesse impressioni. Ci sono delle cose che dici, ma perché le hanno fatte così? Cioè, non è il mio primo laser, quindi è una cosa che noto magari di più rispetto a uno che lo compra per la prima volta. Quindi ve lo faccio notare. La prima cosa che non riesco a capire è perché la ventola è stata messa dietro, di spalle. Generalmente in tutti i laser che ho visto, o meno, o almeno in tutti gli enclosure che ho visto, poi magari qualcuno può contraddirmi sicuramente, le ventole le ho sempre viste di fianco, la ventola di aspirazione è sempre sul lato. Questo perché? Perché uno dà per scontato che il laser andrà montato contro una parete, contro un muro. Così invece io perdo lo spazio dietro, perché come vedete, anche volendo metterlo contro un muro, perdo quei 20 cm di ventola. Perché fare un lavoro del genere? Mettilo di fianco, ha più senso. Vabbè, sono scelte, magari uno è più comodo così perché dietro c'è un'uscita di fumi, però per me è una cosa un po' strana. Un'altra cosa che ho notato che non mi piace per niente sono i collegamenti elettrici. Partiamo dall'interfaccia qua davanti. Possiamo comandare il laser dalla parte frontale, quindi con queste frecce noi possiamo muovere il laser sull'asse X e sull'asse Y, oppure mandarlo in home, che è in basso a sinistra. Perché ci sono frame, play e stop? Perché noi possiamo inserire una micro SD, oppure possiamo caricare un programma e fargli fare il frame o farlo partire direttamente da qua, senza usare il PC. O con l'app, cioè esiste un'app che si può collegare col PC e possiamo inviargli il nostro disegno che abbiamo alla macchina, e poi facendo frame vediamo
l'ingombro, facendo play lo facciamo partire. Questo indica che non è così necessario poter usare il PC. Ok, molto figo il security lock, ok, che lui dice ti metto la chiave, se io non giro la chiave uno non può venire qui e azionare il laser senza il mio permesso. Ha senso? Probabilmente in un'azienda o in qualche posto pubblico, sì. Vabbè, tasto on off qui sopra, tasto emergency che stacca completamente la corrente e ferma tutto, ci sta qui davanti a portata di mano. Ma se ci spostiamo qui, qui c'è l'ingresso della micro SD a svariati centimetri da qua. Io dico inserisco la micro SD di qua, però i comandi sono là e non capisco perché. E in più qua ci sono, no, la cavetteria, cioè questo è il cavo dell'alimentazione che va a collegarsi al PC, quindi si dà per scontato che il PC deve essere di fronte alla macchina. Io se sono qui a lavorare che ho il muro dietro, ah no, il muro non ce l'ho perché c'è l'aspirazione dei fumi, quindi ho dovuto metterlo di fianco, quindi mi metto il computer qua e c'ho il cavetto di fianco. Non lo so, avrei preferito avere di fianco il cavo, ma la cosa veramente che non riesco a concepire che hanno fatto è il cavo di alimentazione frontale. Mi spiegate perché il cavo di alimentazione frontale è inutile? Io da qui devo andare, passarmi per forza davanti così di fianco e andare dietro. In più c'è l'alimentatore, il trasformatore e vado alla corrente. Ma perché metterlo di fronte? Perché? Perché non ha senso, non ha alcun senso. Così come avrei studiato meglio l'air assist, cioè perché mettermi 10 cm di tubo e quindi sono costretto ad avere questo di fianco alla macchina e quindi crearmi uno spazio apposito extra quando avresti potuto metterlo dietro con l'alimentatore? Tanto qui abbiamo una prolunga e il regolatore, questo mi interessa per qua a portata di mano. La pompetta non mi interessa, via, dietro, perché qua davanti? Questo non capisco sta cosa qua. E un'altra cosa veramente assurda, ma questa è veramente assurda, è che qui sotto c'è la telecamera, esattamente a questo punto, qui c'è il cablancio. Hanno avuto la buona idea di dire facciamo un connettore qui perché se uno non vuole usare la camera non mi rompe le balle con un cavo penzoloni. Però perché qua di fianco? Perché qui? Che senso ha metterlo qui? Cioè a sto punto sei già dietro a fare il cablaggio, lo fai scendere e me lo metti qua davanti insieme a tutto il resto. Bastava metterlo qui. No, telecamera. Ah, col pin, col cavo. Tanto c'è già l'altro cavo, mi metti il cavo della telecamera. No, il cavo del segnale della USB di qua e il cavo della telecamera di là. Ma non è finita. Tasto on off di qua. Questa macchina è dotata di LED integrato. Lì sotto, lì in fondo, non so se si vede, c'è un LED. Adesso lo accendiamo, lo vediamo. Dove si accenderà il LED? Dove si accende? Si accende di fianco. Ma perché di fianco? Perché di fianco? Cioè qui. Hai due tasti. Mettimelo qua di fianco. No? On off, LED, luce. Adesso so che voglio sembrare pignolo, però bisogna pensare un pochino, secondo me, al design, all'ergonomia della macchina. Quando vai a disegnare una macchina del genere, devi pensarle queste cose. Perché tu hai qui un macchinario che ha mille cose, ma tutte sbagliate. Esteticamente parlando non mi piace come è studiato, io l'avrei studiato in modo diverso. E sono sicuro che non sono l'unico a pensarla così. Detto ciò, direi che possiamo parlare anche delle cose belle. Adesso vi ho dato un po' di critiche personali che penso io, vi parlo un pochino anche delle cose esteticamente che mi piacciono, ok? E poi lo accendiamo finalmente, poi ve lo faccio vedere, facciamo le prove. Allora, quello che mi piace di più è sicuramente il fatto del cassetto, è veramente una cosa di una comodità assurda, avendo sempre avuto un laser dove dovevo infilare i pezzi da sopra, è di una comodità assurda. Un'altra cosa veramente che mi piace un sacco è che abbiano integrato la telecamera finalmente, quindi non bisogna diventare matti a cercare l'altezza giusta, impostarla, cose così. La telecamera è lì, voi fate la procedura con l'Edgeburn e lei è sempre lì e non si muoverà mai più e siete a posto. Un'altra cosa che mi piace tanto è che hanno messo una luce e ci sia tutto completamente solo cover trasparente, rossa. Quindi cosa vuol dire? Che noi da qualsiasi punto, qualsiasi parte, io mi metto qua così, riesco sempre a vedere il pezzo. E oltretutto mi piace molto che hanno fatto questa apertura enorme. Se non vogliamo usare il cassetto, qua possiamo proprio entrare noi di testa, talmente grossa. Questa cosa qua mi piace veramente tanto. Se dovete
laserare qualcosa di più grosso, allora inclusi trovate dei piedini per rialzare tutta la macchina. E la cosa che veramente mi è piaciuta tanto di questo laser è, adesso vi faccio vedere, sposto un pochino la telecamera, una cosa che trovo sempre scomoda è dover infilare i pezzi da qui, da questa parte, anche se comunque l'area utile di apertura è veramente grande. Ma questa, la particolarità di questo laser è che ha un cassetto. Voi potete tirarvi fuori da qua pezzo, metterlo su. Adesso ne prendiamo uno a caso, che dopo tanto dobbiamo andare a laserare, e lo buttate sotto e siete pronti. Adesso l'ho buttato così apposta per farvi vedere il discorso telecamera brevemente, perché ho già fatto un video dedicato e quindi non vi farò vedere come si installa. Questi sono un po' di test che ho fatto. Andiamo a metterla dentro. Per regolare l'altezza del laser, del fuoco, vi basta abbassare questa leva e la leva deve toccare la superficie che dovete andare a laserare. No, se non la dovete sistemare, qua ci sono due levette, regolate da qui, andate proprio a sfioro con questa. Una volta fatto, ricordatevi sempre di tirarla su. Allora, dopo vi farò giusto due considerazioni su come è fatta la macchina, però adesso andiamo un attimo a fare un po' di prove, perché sennò il video diventa veramente noioso e mi schippate su tutto. Quindi, anche il discorso telecamera, io vi ho già fatto un altro video, l'ho già detto, quindi non c'è bisogno che sto qui a spiegarvi come configurarla. La cosa bella di questo laser è che la telecamera ha il punto focale fisso, mentre, come avevo fatto vedere sullo Sculpfan, bisognava regolare l'altezza, la profondità e mettersi d'accordo. Invece lì non c'è problema, è già pronta. L'unica cosa che dovete fare è configurarla, che è una vera rogna, ma se ce la fate, dopo siete a posto, non dovete più toccarla. Io adesso vado a richiamarmi il mio X4 Pro, lo sentirete che si va in home da solo. Cosa andiamo a fare? Quello lì che c'è sotto dovrebbe essere un 3 mm, quindi partiamo subito con una bella test di taglio. Qui ho preparato proprio un brevissimo test, quindi andremo a tagliare un rettangolo, a fare una scritta con una linea, a fare un'altra scritta con riempimento. La linea l'ho fatta a velocità 550, potenza 80%, la scritta iscriviti al canale sarà a velocità 2000 mm al minuto, 70% di potenza, e la seconda scritta 1200 di velocità e 85% di potenza. Adesso quello che faremo noi è imposterò la telecamera lì e vi farò un breve timelapse e vediamo come si comporta questo laser. Allora, questo è il risultato, non l'ha tagliato, e la scritta iscriviti al canale l'ha proprio scavata quasi al massimo, vedete che si intravede dietro, infatti qui è proprio scavata tanto, mentre il taglio non è venuto bene, quindi ci voleva un po' più di potenza o un passaggio in più. La cosa strana è che sulla linea verticale l'ha tagliato, sulla linea orizzontale è proprio zero. Questo può essere che sia dovuto al fatto che il fuoco è 0,08x01, quindi dove c'è 0,08 è più concentrato e riesce a incidere di più. Penso sia l'unica differenza che mi viene in mente, mentre avere l'altra scritta ovviamente è venuta bene. Se volete fare dei test comunque sul materiale, voi vi prendete un file tipo questo con le varie potenze di taglio e in base al materiale che dovete fare fate le vostre prove. Questo regola in base a velocità e potenza, come direbbe Jeremy Clarkson. Speed now and power. Speed and power. Speed and power. Speed and power. E fate una sorta di griglia in base a questo. Poi ovviamente da un materiale all'altro può cambiare, perché io con le impostazioni qui dove ho tagliato tranquillamente, con questo non ce l'ho fatta, quindi il materiale ovviamente influisce sempre tanto. Adesso, a proposito di materiale, ho messo dentro un MDF e facciamo un test con quello. Allora, sto facendo un test e non so se vedete alle mie spalle nebbia, nonostante la ventola, nonostante l'enclosure c'è la nebbia, quindi questo non è una buona cosa, no. Praticamente esce del fumo da qua, ovviamente non è isolato al 100%, e
sta uscendo del fumo comunque, nonostante la ventola è funzionante, sta andando la prima fase, guarda che roba esce. Quindi tanta roba viene buttata fuori dalla ventola, ma non so perché, ma molto esce fumo, quindi si sta riempiendo di nebbia sto posto. Ti faccio vedere i risultati. Allora, partiamo dall'MDF. MDF da 3 mm l'ha tagliato tranquillamente, quindi direi che si è comportato veramente bene, perché l'MDF è sempre un materiale un pochino balordo da tagliare, invece qua tranquillamente l'ha tagliato. Multistrato già abbiamo avuto i primi problemi. Il discorso del multistrato è sempre che bisogna vedere cosa ci mettono dentro, c'è cioè il discorso della colla, un po' come l'MDF, quindi ci sono vari strati, è sempre un po' un casino, quindi basterebbe magari solo un passaggio in più, però è sempre un discorso di test. Mentre sull'abete, per esempio, sono riuscito a tagliare con un passaggio il 10 mm, cioè con una passata, e qui si vede la potenza del laser, perché fare un 10 mm con una passata a una velocità di 200 mm al minuto è veramente tanta roba. Veramente uno spettacolo, quindi tanta roba. Anche il test sulla lamiera è andato veramente bene, molto molto bene, veramente bello questo. Vabbè, questo anche un laser da 5 watt secondo me ce la può fare, ma la finitura è veramente bella. Ho provato a fare un test sul noce, qui ho veramente chiesto troppo io, perché con una sola passata siamo arrivati più o meno a 10 mm, questo è 18, 10 mm li abbiamo fatti. Il laser, non, cioè a meno che non prendete un CO2, ovviamente non taglierà mai una roba del genere, oppure dovete fare tanti passaggi, però c'è il discorso che su 2 cm perdiamo il fuoco, quindi lui può anche arrivarci a tagliare, ma dopo il fuoco si perde, quindi è anche quello che influisce tanto sul taglio. Una cosa che però vorrei farvi notare è, non so se si riuscirà a vedere in telecamera, adesso magari faccio un video più primo piano, è proprio che si vede una differenza a una prima occhiata, no, ma se si guarda bene si vede proprio una differenza tra l'asse X e l'asse Y. Quello non riesco a capire se appunto che il fuoco non è il raggio laser, non è quadrato, ma è leggermente staccato di 2 centesimi, e quindi sull'asse X taglia in un modo un po' più grossolano, un po' più largo, diciamo. Sull'asse Y invece è più concentrato e quindi riesce a andare dentro di più. No, ho notato questa cosa qua, non capisco perché fare un fascio laser rettangolare, passatemi il termine, ma tant'è. Ho fatto anche dei test sull'ardesia, ma l'ardesia ovviamente solo incisi, però finitura veramente top. Come dicevo, c'è proprio quel discorso, ho fatto dei vari quadrati per capire un po' questo discorso asse X, asse Y, che se provate a farli vedrete proprio una differenza, cioè si vede proprio che le linee verticali sono diverse da quelle orizzontali. Questa cosa, volete trovare il pelo nell'uovo, ma se volete fare una cosa veramente precisa non è così bella. A parte il resto, per il resto invece i 20 watt si sentono, e come, era un pochino titubante all'inizio, invece si sente proprio la differenza. Comunque ragazzi, io vi lascio il link all'acquisto, pensateci bene perché comunque è una spesa importante. Io adesso voglio aspettare anche un po' i pareri degli altri creator che hanno ricevuto il laser. Vi dirò che io ero partito molto molto titubante all'inizio, perché ho avuto qualche problemino di settaggio, ma poi ho scoperto che era proprio un discorso di preparazione base. Quindi vi do un consiglio: se dovete installare il laser che non è il vostro primo laser su Lightburn, cancellate i vecchi profili di tutti gli altri laser, create uno nuovo, perché io ho avuto questo problemino qua, ho fatto una sorta di copia e incolla e il laser non era al 100%, invece era proprio un discorso di software mio di programmazione, quindi il laser funziona veramente bene, sì. Ci sono appunto quelle cose lì che non mi piacciono tanto, di estetica, di funzionalità dei fumi, cose varie, però la telecamera è uno spettacolo, la telecamera è proprio un punto di forza, perché lei è lì, avete visto, io preparo, metto e incido dove voglio e vado e va. Io metto il pezzo, voglio che incida lì, con la telecamera vado a incidere esattamente in quel punto lì. Pensate se dovete fare una matita, ve lo faccio vedere. Allora, ho qua una matita, vedete, la prendo, la butto dentro dove capita, ok,
Mi vado a regolare ovviamente l'altezza del laser, almeno quello dovete farlo. Mi ricordo che la matita io l'ho presa e l'ho lanciata dentro a caso, eh. Nonostante la potenza al 40%, se non sbaglio, ha fatto giù un bel solco. Comunque era solo per farvi vedere che potete marcare dove volete, anche su una matita, basta stare solo un pochino attenti con la telecamera, magari usando un po' meno potenza. Allora, avete visto che comunque c'era stare un pochino attenti alla potenza, perché ho fatto una cosa un pochino troppo. 40% di potenza e ha scavato, però il bello della telecamera è che se voi prendete per esempio un pezzo di scarto come questo, avete bisogno di incidere, magari sfruttare al massimo il legno, potete con la telecamera infilarvi qua dentro, disegnare qualcosa qua dentro o addirittura qua se avete dei pezzi qua. Senza telecamera è un casino, pensate solo al discorso di fare col frame, cioè qui con la copertura aperta il laser non si muove, c'è una sicurezza, quindi non potete fare il frame e guardare dentro. Però non vi serve perché c'è la telecamera, quindi non dovete fare nessun frame, vi mettete il vostro pezzo di scarto, qualsiasi cosa, dovete fare una cosa qua, telecamera, e andate a incidere lì. Quello è veramente tanta roba. Credo che sia proprio forse l'unico, comunque il motivo principale per cui comprerei questo laser. È molto ingombrante, quindi dovete avere lo spazio per tenervelo. Vi posso dare due misure al volo, se trovassi un metro, se lo trovassi. 60 centimetri per 70 centimetri di profondità, senza calcolare la ventola dietro, quella per forza ci vuole, quindi abbiamo altri 10-15 centimetri, quindi abbiamo 80 centimetri in profondità, sono veramente tanti per 60. E non è piccolo, non è piccolo, in gomma un po'. Quello che ho io c'ha l'estensione, è largo comunque anche lui 55 centimetri, quindi siamo lì. Mi sono anche dilungato un pochino troppo, quindi vi lascio il link qua sotto se volete acquistarlo, vi lascio il coupon sconto, se il coupon sconto non è più valido perché comunque ha una scadenza, venite a cercarmi su Telegram oppure mi mandate un messaggio su Instagram e vedo di cercarvi il coupon nuovo per avere qualche euro di sconto, perché comunque ha un prezzo importante, se possiamo risparmiare qualcosina tanto meglio. E comunque vi ricordo che trovate tutto su Jack Buying, che è la sponsor di questo video, e trovate anche altri laser, quindi se non vi ha convinto, non vi sembra grosso, non vi interessa, ci sono decine di altri laser sulla piattaforma, come ci sono decine di altri prodotti, centinaia di altri prodotti, elettronica, come stampanti 3D, laser, comunque o anche outdoor come biciclette elettriche, monopattini, computer, di tutto di più. Quindi, per citare una famosa pagina che ha preso molto piede negli ultimi mesi, negli ultimi anni su Instagram, Facebook e YouTube, molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale, quindi cliccate mi piace, cliccate iscriviti, no, cioè, lo dico seriamente, quindi iscrivetevi al canale perché per me sono ogni iscritto è importante. Dovevo farla con la... col cerchietto in bianco e nero, mentre so che molti di voi guardano, come faceva?